Buon pomeriggio amici di Strade d'Abruzzo, ben ritrovati, nuovo numero del nostro format. Oggi partiamo dalla Costa dei Trabocchi, stazione vecchia di Fossa Cesia, in compagnia del sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. Buon pomeriggio sindaco, con grande piacere ritrovo l'amico Valentino Sciotti. Ciao Valentino, naturalmente la squadra di Strade d'Abruzzo. Ciao prof, ben ritrovato. C'è altro a fianco a Matteo Rabottini, ciao Matteo. Il capitano del pedale rosa, anche maglia tricolore del medio fondo, Valeria Zappacosta. Ciao Valeria, un saluto naturalmente a Ivo Pagliari, a Luigi Di Giosia e a Tonino Salvi che non sono con noi. Oggi partiremo da qui, andremo verso Vasto, poi toccheremo il Molise, arriveremo a Termoli, vi faremo vedere questa splendida parte della costa abruzzese e non solo. Sindaco Di Giuseppe Antonio, Costa dei Trabocchi, ci ritroviamo a distanza di 2 anni. Ma la ciclabile ancora non viene completata. Intanto benvenuti a Fossa Cesia, qui siamo nel cuore, quindi nel centro. Sì, è un problema che si trascina da anni, per il quale problema mi batto assieme ad altri sindaci, perché si abbatta la burocrazia ed un percorso che non è sempre lineare per arrivare alla conclusione di un lavoro e quindi consegnare un'opera pubblica al bene comune, come si dice, perché qui è un turismo sostenibile, chi va in bicicletta, chi passeggia, è un bene comune perché ne va anche della salute delle persone. Ma perché non si completa? Perché è l'Italia, è quell'Italia che io ho sempre combattuto, dove i cantieri non hanno mai un termine, sulla carta c'è nel contratto, inizia il giorno tot e finisce il giorno tot, però poi alla fine ci sono sempre proroghe, a volte legittime, a volte giuste, questioni meteorologiche, adesso c'è il problema dell'aumento dei prezzi per via di questa crisi che investe un po' tutto il settore pubblico ma anche privato delle costruzioni. Ma però, quando si farà? Quando si farà tutta io mi auguro che finisca, sa perché? Le anticipo forse una domanda che io penso lei mi faccia. L'Italia? Bravo. Ah. Allora, noi ci siamo candidati a inaugurare questa via verde, questa pista ciclopedonale con la cronometro del Giro d'Italia. Leggono informazioni che poi non riguardano la via verde. Adesso ricandido, lo faccio a nome di tutti i sindaci ma anche del presidente della provincia, la via verde perché è un patrimonio importante che abbiamo costruito non solo per quel turismo sostenibile a cui facevo riferimento e siamo nella Costa dei Trabocchi, no? Questa parte che emerge nel turismo abruzzese, ma per fare in modo che tanti con l'importante Giro d'Italia conoscano, apprezzino e vengano sulla pista ciclabile e sulla via verde. Io me lo auguro, però il cantiere deve finire. Ce lo auguriamo tutti, grazie sindaco. Tra l'altro l'Abruzzo è candidata, forte candidata alla partenza dell'edizione 2023 del Giro d'Italia. Chissà che il via non sia proprio qui con la cronometro sulla Costa dei Trabocchi. Maglia Israel, saluto con grande piacere Valentino Sciotti che è di casa. Ciao Valentino, buon pomeriggio. Io non ti faccio parlare di Giro d'Italia, ma ti... Tranquillo, tanto so che non mi rispondi, ti chiedo di raccontarci in un minuto la bellezza della Costa dei Trabocchi e la bellezza della ciclabile sulla Costa dei Trabocchi. Guarda, te lo dico veramente in 2 parole, io sono di Crecchio, ho sempre abitato a Crecchio, amo profondamente il mio paese, ma è un paio d'anni che vivo qui. Quindi cosa ti posso dire di più? Per me non esiste un paradiso più bello, sono appena rientrato da un tour in bici in Sardegna. Ho visto dei posti incantevoli e mi sono convinto che noi abbiamo grandissime carte da giocarci. Però il sindaco Di Giuseppe Antonio ha lanciato un messaggio importante, bisogna finirla questa pista. Assolutamente, ma lui già l'ha lanciato 2 anni fa perché è un uomo del fare e non del dire. Il problema è che quando si tratta di opere pubbliche ci sono troppe persone del dire, troppe persone che si fermano sulla burocrazia e non vanno alla soluzione del problema. E qui se non risolviamo i problemi, se ognuno ne inventa uno nuovo e non si arriva mai alla fine, questo non decollerà mai. Non è un problema se ci sarà o non ci sarà il Giro d'Italia, perché il Giro d'Italia è un veicolo per lanciarlo enorme, ma poi dobbiamo essere pronti noi. E ci sono tante cose che dobbiamo fare, correre e non fermarci a guardare il capello. E allora io direi di metterci in viaggio con la nostra puntata di Strade d'Abruzzo. Prof, volevi dire qualcosa sulla Costa dei Trabocchi? Intanto bentornato dal Fauniera. Grazie, io mi sono andato a allenare in altura e voi mi avete portato in pianura. Però venire qua è sempre... noi facciamo una trasmissione che tende un attimino a pubblicizzare le bellezze dell'Abruzzo.
però qui è un problema più che altro di denuncia. La nostra presenza oggi vale come una denuncia, perché a 2 anni di distanza sì, ci sono stati dei lavori che hanno portato ad una, così, a una sicurezza maggiore, ma il completamento è necessario per tutti, per il turismo e per noi che abbiamo andare in bici. Allora prof, hai detto una cosa importante, vi ho portato in pianura, ma perché? Perché sapevo che tu tornavi dall'altura del Colle della Fauniera e quindi eri troppo forte, perché Valentino è troppo forte, sindaco non me ne voglia, Valeria Zappacosta ha preso la maglia tricolore in salita, quindi andiamo in pianura, Matteo Rabottini ha preso la maglia azzurra al giro, quindi andiamo in pianura, oggi voglio vincere facile. Allora Donatello, se sei d'accordo, prima di andare verso Vasto facciamola proprio vedere questa Costa dei Trabocchi, immagini e musica di Donatello Ricci e ci vediamo a Vasto. Costa dei Trabocchi sicuramente oggi rappresentano un brand dell'offerta turistica abruzzese oramai riconosciuto e riconoscibile in tutta Italia. Con essa ovviamente anche la ciclo pedonale della Costa dei Trabocchi, che è la solca. È evidente che parliamo di un'opera importante che corre lungo il vecchio tracciato ferroviario e purtroppo è interessata da alcuni fenomeni erosivi, soprattutto nella zona ricadente nel comune di Torri di Sangro, nella località Lago Dragoni, dove purtroppo al fenomeno erosivo del mare si unisce il fenomeno franoso della collina. Devo dire che siamo stati bravi ad intercettare anche un finanziamento di 24 milioni a valere sul PNRR, che ci consentirà di risolvere tutti i problemi che abbiamo sull'intera ciclovia adriatica, perché vorrei ricordare che la ciclovia dei Trabocchi è un tratto della ciclovia adriatica lunga 133 km che costeggia tutta la costa abruzzese. Con questi finanziamenti riusciremo sicuramente a mettere fine a queste problematiche e far sì che dall'anno prossimo in tranquillità riusciremo a percorrere l'intero tratto della Costa dei Trabocchi da Vasto ad Ortona.
Abbiamo ascoltato le parole dell'assessore regionale al turismo Damario sulla costa dei Trabocchi. Noi con il gruppo abbiamo fatto un po' di chilometri per arrivare a Vasto, dove ci accoglie il sindaco Francesco Menna. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi e grazie per essere qui. Grazie a lei per averci accolto qui a Vasto. Parliamo oggi di turismo estivo. Come sta Vasto e perché venire a Vasto? Vasto gode di ottima salute, è uno dei momenti migliori, quello estivo, dove c'è un'esplosione di fiori, di profumi, di colori, di gente, di eventi, di iniziative. C'è un'esplosione anche di bandiere, Vasto e bandiera blu perché ha le acque belle, buone, pulite, bandiera verde come spiaggia consigliata dai privati e bandiera gialla perché città delle ciclabili. Perché venire a Vasto? Perché Vasto è la città del benessere, la città che prende per mano tutti, che accoglie famiglie, giovani, meno giovani, bambini, nonni con i nipoti, i genitori con i figli e li accompagna in un percorso di turismo gastronomico, del buon mangiare, del buon bere, di turismo culturale, di turismo degli eventi, di turismo ambientale tramite le piste ciclabili, tramite la Costa dei Trabocchi, essendo Vasto ente capofila della Via Verde Costa dei Trabocchi. E poi dei turismi in generale, ovvero del turismo dello stare bene. Vasto si vuole classificare come la città appunto che in Abruzzo è la città dello stare bene per chi ci vive e per chi ci viene. E quindi venire a Vasto durante l'estate, no sindaco, lo possiamo dire? Venire a Vasto sempre, d'inverno e d'estate per cogliere i frutti di ogni stagione. Resti con noi sindaco perché a Matteo Rabottini volevo fare intanto un saluto sempre a Nicola e ai nostri amici alpini. E poi c'è un appunto da parte del prof di Ruscio, io già me lo immagino. Matteo, la strada che abbiamo fatto, tutta la ciclabile dei Trabocchi, poi anche la statale per arrivare qui a Vasto, sono strade splendide per chi vuole allenarsi. No, ricollegandoci a Ivo che ci tiene soprattutto per il mando stradale, questo è ottimo, abbiamo percorso delle ottime strade, paesaggi bellissimi perché potevamo osservare il mare, è un piacere pedalare su queste zone. Poi è pieno di ciclisti che vanno sulle piste ciclabili ed è molto apprezzato da tutti. Pista ciclabile che abbiamo visto con il sindaco di Giuseppe Antonio sulla costa dei Trabocchi, sindaco Menne, volevo far spendere due parole a Valeria Zappacosta. Pedale Rosa, una bellissima iniziativa per coinvolgere le ragazze nel ciclismo, tra l'altro Valeria ha vinto la maglia tricolore delle medio fondo categoria Woman 1, quindi oggi piano piano mi raccomando Valeria, tra l'altro queste sono strade bellissime. Sì, strade bellissime per pedalare, e ci siamo state anche ad una local ride con le ragazze di Pedale Rosa, abbiamo fatto tutta la costa dei Trabocchi, quindi è un posto bellissimo sia per chi vuole divertirsi che per chi vuole allenarsi. Pedale Rosa è un'iniziativa partita dall'Abruzzo da te ma che si sta espandendo in tutta Italia? Assolutamente sì, è un'iniziativa senza spazio territoriale, quindi noi accogliamo ragazze da parte di tutta Italia, anzi ne abbiamo molte atlete fuori Abruzzo e Pedale Rosa è anche una squadra affiliata alla federazione e l'anno prossimo ci sarà anche una sezione corse. Con la maglia tricolore di Valeria Zappacosta. Prof di Ruscio, so che ci devi salutare adesso, se non vuoi fare questo gemellaggio con il Molise a Termoli, che succede? Allora, dopo una settimana di Toscana io ho obbligo di dimora in Abruzzo, purtroppo non posso arrivare in Molise, quindi questi chilometri ve li lascio volentieri. Vi lascio volentieri i chilometri, anche perché oggi il buon Nicola, gli devo fare appunto un complimento, perché in salita va fortissimo. Ci ha tirato a 40 all'ora in salita, in discesa ci ha lasciato a 30 all'ora. Nicola è un amico a cui vogliamo bene, però lui deve voler bene anche a noi. Allora, oggi è l'occasione di un gemellaggio, mi dispiace non arrivare fino a Termoli, l'ho detto per motivi, per obblighi personali. Siamo a Vasto, io sono stato fuori una settimana, belle salite, ma ogni volta che stai fuori torni in Abruzzo e ti rendi conto che noi abbiamo un patrimonio naturale. Aspetta prof, Donatello, lo facciamo rivedere il prof sulla salita della Fauniera? Salita storica, eh? Beh, visto che ho sofferto per i 22 chilometri del Fauniera, dicevo che tornando in Abruzzo poi noi ritorniamo nella nostra dimensione, che è una dimensione bellissima, immersa in una natura, e questo tratto della costa d'Abruzzo è veramente particolare. Mi volevo riallacciare al sindaco anche per rilanciarlo anche sugli eventi musicali che coinvolgeranno la città di Vasto in agosto.
però mi limito qua perché non so quali siano le situazioni, leggo solamente degli eventi musicali e quindi un plauso a chi ha insistito per volere un concerto di un ciclista, perché Jovanotti sostanzialmente è un ottimo ciclista che si è fatta la Patagonia e la Terra del Fuoco in solitario. Però tu vai più forte. Sicuramente sì, il mio sogno da quando avevo 15-16 anni è di fare la Terra del Fuoco. Ci volevo andare in aereo ma ho deciso di andarci in bicicletta. Prof, la verità per cui non vieni in Molise? Ho detto, c'ho famiglia. Non perché devi andare a fare Passo Lanciano. No, assolutamente no, basta con le salite. Torno a casa da solo. Allora, io ringrazio il sindaco di Vasto Menna che ci ha accolto qui. Grazie. Tutto a posto con Jovanotti, sì? Sì, è contentissimo, felicissimo. Siamo pronti ad accogliere i tanti fruitori di quel concerto, di quella grande festa di famiglie, bambini e di tante persone che arricchiranno la nostra città. Però qualche associazione ha chiesto al ministro di non far fare Jovanotti ai grandi eventi sulla spiaggia. Ma io ritengo che ci siano legittime richieste da parte di tutti. La verità è che dopo il Covid, dopo una pandemia, dopo che c'è stato diciamo un arresto domiciliare del mondo intero dentro casa, arresti domiciliari senza aver commesso reato per circa 2 anni, credo che è arrivato il momento della libertà. Grazie sindaco, noi continuiamo il nostro viaggio, lasciamo per un attimo l'Abruzzo, passiamo ancora in Abruzzo a San Salvo, ma ci dirigiamo in Molise per questo gemellaggio con gli amici di Termoli. Diamo il benvenuto agli amici della troupe Strade d'Abruzzo, benvenuti a Termoli, grandi! Siamo arrivati in Molise, siamo arrivati a Termoli, guardate, con Donatello Ricci, che splendide immagini qui al castello, posti stupendi, Strade d'Abruzzo, è davvero molto contenta di essere arrivata qui e di far vedere questo posto stupendo sull'Adriatico. Ci è venuto incontro Bruno Jerace con il suo team, con le ragazze e con un collega, proprio per scortarci e portarci qui in centro. Intanto ci racconta in 30 secondi Termoli? Beh Termoli, innanzitutto io vi porto i saluti dell'amministrazione comunale, purtroppo oggi il sindaco Francesco Roberti non è potuto venire perché lui sta a un incontro a Ravenna per le province italiane e anche l'assessore allo sport Michele Barile, quindi loro vi pongono i loro più cordiali saluti, vi ringraziano per essere stati qui a Termoli a mettere in evidenza il nostro territorio anche sotto il punto di vista turistico e sportivo e anche ovviamente l'assessore alla regione Molise Cotugno, che saluta tutti quanti. Poi dal punto di vista noi
delle associazioni sportive, diciamo che il Molise è quasi completamente rappresentato da OPES, che io sono il responsabile nazionale, quasi tutte le società ciclistiche del Molise diciamo, sono affiliate con questo ente e cerchiamo di pubblicizzare, di manifestare, di far professare il più possibile questa disciplina che praticamente consente un po' a tutte le persone di stare bene fisicamente. Questo è il nostro obiettivo, non tanto quello delle gare. Alle nostre spalle il castello. Abbiamo il castello Federico II di Svevia, qui che è del 1200. Se entriamo, e questo è proprio vicino alle mura... Castello vero, guardi, Nicola, dietro di te. Qui abbiamo il castellano, Nicola, che regge le mura del castello, se no questo... Se ne cade. E poi all'interno questo è proprio l'ingresso del borgo antico di Termoli, perché Termoli ha un centro storico bellissimo e poi dopo Pescara è l'unica cittadina che accede direttamente dalla città al mare. Quindi noi abbiamo Francavilla, Francavilla a mare, Ortona, Ortona a mare, cioè, mentre Termoli dopo Pescara è l'unica città che accede direttamente, come potete vedere alle nostre spalle, in questo bellissimo panorama che è il lungomare nord di Termoli, dove tra l'altro si vede anche la Maiella, il Conero e addirittura vediamo il Gran Sasso. Quindi dire Gran Sasso e Maiella, perché sennò paura Matteo Rabottini, che in salita va piano. Oggi è venuto perché era tutta pianura. Sì, infatti l'ho visto che faticava un po' in pianura, ma poi si è ripreso sul finale all'ingresso di Termoli, sulla salita del Panvilo, ha fatto il suo esplat. A proposito di salita, Molise il 24, Campitello Matese. Noi abbiamo organizzato già una serie di manifestazioni sportive agonistiche e cicloturistiche, perché comunque in Molise dei mille tesserati, mille iscritti che ci sono nel settore ciclismo, 700 sono cicloturisti. Quindi il nostro obiettivo non è tanto quello di fare le gare, ma quello di propagandare il cicloturismo nel Molise, perché comunque è una regione bellissima che c'ha tanto da scoprire. In ogni caso, per rilanciare il Parco del Matese, il giorno 24 organizzeremo una cronoscalata di 12 km con 3 minuti di partenza ogni persona. Ovviamente sarà anche Rete 8 a riprendere, a fare queste riprese. Vediamo, forse ci saremo, chissà. E di conseguenza noi diamo l'appuntamento a tutti gli appassionati di ciclismo del giorno 24 di luglio a Campitello Matese. Ma Enrico viene. Enrico viene, sì, è iscritto. Matteo, oggi ti do un compito difficilissimo. Vieni. Valeria, dov'è Valeria? Vieni Valeria, pedale rosa. Lei è anche un social media manager importante, sta sfruttando questo panorama per il suo profilo di pedale rosa. Matteo, oggi a te ti devo affidare un compito difficilissimo. Il prof ci ha salutato a Termoli. Ivo non c'è, gli assenti hanno sempre torto, con Luigi, con Tonino, giusto Matteo? Salutiamo però. Li salutiamo con grandissimo piacere, ovviamente scherziamo. Io ti lascio il microfono perché ti faccio fare le conclusioni della puntata. Enrico, mentre venivo oggi pensavo una cosa: le tappe più difficili, quelle in montagna, ormai non vengo più, vengo solo quelle facili, perché ormai la condizione è quella che è e quindi quando ci saranno tappe di pianura sarò sempre presente. Conclusione breve, ma abbiamo capito che ormai mi dedico alle passeggiate. Ti faccio una domanda seria invece, Matteo. Qui alle nostre spalle c'è un trabocco, ne abbiamo visti tantissimi oggi sulla costa dei trabocchi, ne abbiamo parlato sia col sindaco Menna, sia con l'assessore regionale al turismo della regione Abruzzo, sia con il sindaco di Giuseppe Antonio. Secondo te, se dovesse partirci la cronometro del Giro d'Italia 2023, per l'Abruzzo una cartolina stupenda? Assolutamente, sarebbe un bel bigliettino da visita per come promozione del territorio. Non sono convinto che questo possa accadere, perché quando c'è di mezzo tante problematiche, tante vicissitudini che comunque portano a ritardare appuntamenti come questi, mi dispiace, perché ha ragione Valentino quando dice che c'è troppa burocrazia, ci vuole un po' più di praticità nel concentrare questi eventi, che poi alla fine, una volta che sono stati fatti, è il bigliettino da visita più importante che una città possa avere. Matteo, io ti ringrazio, ringrazio Valeria Zappacosta, pedale rosa. Mi raccomando, tutte le ragazze che amano il ciclismo, non solo a livello agonistico, possono aderire a questa bellissima iniziativa. Incominciata in punta di piedi, ma ora si è diffusa molto, e quindi Valeria ti faccio i complimenti. Tra l'altro Valeria Zappacosta oggi ha la maglia rosa, che non è quella di leader del Giro d'Italia ma è quella di pedale rosa, ma lei in teoria è la proprietaria della maglia tricolore, perché ha vinto la medio fondo categoria Woman 1.
sono stato bravo, ho detto bene, da questo fantastico panorama di Termoli, strade d'Abruzzo andata un po' oltre i confini della regione, ma siamo noi vicini al Molise. Ora noi torniamo in bici a Pescara, oggi più di 150 km per me, per Matteo e per Valeria. Amici di Strade d'Abruzzo, ci vediamo la prossima settimana, sempre sulle strade d'Abruzzo. Un grazie particolare ai miei amici alpini. Che è successo, Nicola? Ciao Alvaro, ciao Nicolò, grazie a te Nicola. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato in questa puntata. Strade d'Abruzzo, dalla costa dei Trabocchi alla costa di Termoli.